Però questi tre capitoli corrispondono anche al processo creativo di quando si scrive una storia o si fa un film. Parti da dei personaggi che ancora magari non hanno relazioni tra di loro, poi in qualche modo li metti in relazione e poi diventa una storia che coinvolge anche dei sentimenti. È quello che succede nel film, è quello che gli chiedono i personaggi all'autore, no? Di andare un po' più a fondo nella cosa. Quindi questo, gli anni 60, sai, io sono nato nel 50, gli anni 60 e gli anni 70 sono stati la mia formazione, Simon & Garfunkel hanno accompagnato tante storie, storielline d'amore quando ero giovane e l'idea di non usare musica da commento per il film, di usare musica solo che c'era dentro in un disco delle canzoni già fatte, era proprio a sottolineare ancora che lui fa il film con quello che ha a disposizione a casa. Una cosa curiosa forse su questo è che parlando quando Giovanni, che è lì, che cura i rapporti musicali con i musicisti, eccetera, parlando con Paul Simon a telefono, dovevamo spiegargli delle cose, c'è tutto lui, ha detto scusate se faccio tutte queste domande, ma in fin dei conti è la nostra seconda colonna sonora dopo il laureato e questo non mi ha fatto molto onore. Una domanda a Antonio Bentivoglio, vorrei un attimo tornare al discorso di prima, voi sono 20 anni appunto che non lavoravate insieme, che sensazione avete avuto, vi siete trovati invecchiati, cambiati? E poi anche se per caso, cosa avete inventato negli scambi, visto che c'è questo grosso feeling, se era tutto scritto oppure avete improvvisato? Una risposta a duetto dai due potrebbe essere una buona idea. Io uso le pause di Sì. Bentivoglio. Parti, ho fatto io. Bene. Sì, è stato no, effettivamente io sono invecchiato di più, però insomma questo poi ci sarà il suo momento. Adesso no, ma no, è che la cosa strana è che sembra che sia passato 2 ore e mezzo, insomma, sembra il giorno dopo di una mattina a Air Food nel deserto a fare Marrakech, ma il giorno dopo ti svegli e sei sulla barca o sei a Milano e questo dà il senso di come passa velocemente il tempo, però di come anche, secondo me, certe alchimie, certi tipo di confidenze, di affetti, senza mai poi cavalcarlo negli anni, perché non ci siamo visti qualche volta, ci siamo sentiti qualche volta, ma facciamo delle vite diverse in città diverse, quindi è evidente che è un'assonanza naturale, insomma, e poi c'è un trait d'union che è Gabriele ed è un gruppo, perché molte delle persone che lavorano con noi, che hanno lavorato in questo film, erano anche con noi nel deserto, quindi condividevano gioie e dolori, molte gioie, pochissimi dolori di allora e anche adesso devo dire di dolori ce ne sono pochi, quindi credo, per me è stato bello, piacevolissimo e poi dopo vai avanti tu, questa volta faccio. Sì, come ci siamo trovati dopo tutto, ma non più maturi, perché nessuno qua è maturo di noi, nel senso che. Ma siamo a marci direttamente, non c'è più le mezze stagioni, non c'è più neanche più le mezze maturazioni. Da acerbi ci buttano via. Forse un po' più consapevoli, ecco. Però insomma. Beh, con i figli, con tante cose. E poi devo dire invece per quello che riguarda le battute, no, ma il lavoro il bello di lavoro con Gabriele è che tu hai una struttura talmente solida che l'aggiunta di una battuta è veramente è un piacere per tutti, cioè c'è un momento in cui è tutto talmente chiaro che ci sediamo tutti assieme e diciamo adesso vediamo come potrebbe essere, e si provano delle cose, ti ricordi le cose sulla barca, l'esempio delle sedie, tutte cose che sono venute usando le pause di servizio. Infatti quella è una cosa fatta proprio per il piacere nostro, che poi è per chi, quei pochi che
ormai che sono ancora vivi, siamo rimasti. E poi non so cosa vuol dire Fabrizio, io aspettavo. No, vabbè, il problema era era quella doppia finzione di cui parlavano prima, insomma, quello che chiedeva Gabriele era che questi personaggi così finti, così dichiaratamente finti, fossero, in una parola, umani, invece, umanissimi. E quindi questo era il problema. Prima la mia giovane collega parlava di sfumature, ecco. Ognuno di noi era incaricato di trovare le sfumature del proprio personaggio. Penso che questo poi sia anche il compito dell'attore, cioè se il compito dell'attore fosse solamente quello di rendere intellegibile quello che dice, diciamo che sarebbe quasi semplice fare l'attore, invece l'attore deve far capire anche quello che non dice, possibilmente. Non vorrei sollevare polemiche visto che ci sono elezioni a breve, ma volevo sapere quanto c'è dell'idea politica di Salvatores nella frase la gente non la si può prendere in giro, bisogna dirgli le cose e come vanno a finire. Sono contento che lo noti perché è una frase, è il mio credo rispetto al cinema, però guarda, però siccome il cinema fa parte della realtà ed è e la realtà è politica, va bene anche per la politica, però in quel caso è vero che il cinema, io credo possa, è un enorme mare che può contenere tutto, dalla commedia alla tragedia al film popolare, al film d'autore, il bello è quello, però non può dire bugie secondo me. Di riflesso effettivamente viviamo in un'epoca in cui si dicono tante bugie, troppe bugie. E questo discorso di che cosa è vero, che cosa è falso, che mi ossessiona da un po', che c'era già da Nirvana, ma è di grande attualità. I telegiornali molte volte sono realtà virtuali, e quindi sì. C'è qualcosa, però insomma qui stavamo parlando di cinema in quel momento, stiamo parlando di personaggi, insomma sai, quello è un pensiero fisso, anche se stai parlando di cinema è molto difficile non pensarci. Un'altra domanda, non so dove sei. Una cosa brevissima, Sandra Milo, come ti è venuto in mente, come l'hai cercata, cosa le hai proposto, insomma? Guarda, qui devo ringraziare il cast di Francesco Vedovati, con cui lavoro da un po', che ha sempre delle buone idee, e a un certo punto gli stavo dicendo, guardate, non voglio fare paragoni irriverenti, però a un certo punto gli dicevo, pensa a Fellini, pensa a 8 e mezzo, pensa alla messa in scena di un qualcosa che si basa sui ricordi, ha una struttura rotta da riflessioni eccetera, non sto dicendo che questo è ovviamente 8 e mezzo di Fellini, però è stata una delle cose a cui abbiamo pensato, e Francesco mi ha detto quindi la madre è Sandra Milo, ed è stato lei è veramente simpatica, so che adesso è in un'isola e credo che se la caverà bene perché è una persona che si vero che si trova bene dunque la mente, è carinissima, dolcissima, è molto sorpresa dal fatto che si faceva così tanta attenzione a lei, perché dice è tanto tempo dai tempi di Federico. Questo è una cosa importante, una notazione importante per chi fa cinema in Italia oggi, gli attori sono il centro del film, assolutamente.